più. Ma perché si chiama Scarparelli? A da gamba cent'anni Scarparmi, mamma mia. Sacquiamo i pomodorini, datterini o ciliegine, in questo caso io uso i datterini. Tagliamoli, anche a 4 vanno bene. Olio in padella, extravergine, aglio, caliamo i pomodorini, togliamo l'aglio, aggiungiamo un pizzico di peperoncino, un pizzico di sale, l'acqua bolle, caliamo le penne, un po' di sale nell'acqua e un po' di acqua di cottura nel pomodoro. Pagliù, ma perché si chiama Scarparelli? E allora, questo piatto dovete sapere, oltre che è nato a Napoli, ha origine in un quartiere ben preciso, cioè ai quartieri spagnoli, dove nei famosi bassi, tanti anni fa, esistevano i calzolai, quindi i scarpar. E allora i familiari di questi calzolai, di questi lavoratori, le mogli, le sorelle, per fare un pranzo veloce, recuperavano il ragù della domenica, infatti questo era un piatto che si mangiava spesso il lunedì, e ci aggiungevano il formaggio e un pizzico di peperoncino. Col tempo poi cosa è successo? Al posto del ragù abbiamo sostituito il ragù con i pomodorini semplici, anche perché è un piatto che non mangiamo più solo il lunedì, ma spesso e volentieri durante tutta la settimana. Quasi a fine cottura ci aggiungo anche un po' di basilico spezzettato. Cottura della pasta ultimata, quindi alziamo le pennette e le caliamo direttamente all'interno del sugo. A questo punto amalgamiamo la pasta con il pomodoro, ci aggiungo un po' di pecorino, un po' per modo di dire, e un po' di parmigiano. Spegniamo la fiamma e giriamo. Impiattiamo. A chiudere, voglio che ci faccio una tavolata di pecorino. Guagliù, guardate quanto è bello, guardate che spettacolo, e non vi dico come è saporito, semplice ed efficace. Replicate, ma non imitate, perché pure un venduto Scarparelli sa da saper fare. E che invenzione è stato Scarparelli, ma vai.